Bibbia, Genesi, capitolo 19, dal versetto 12, che dice: «Quegli uomini dissero a Lot: chi hai ancora qui? Fa uscire da questo luogo generi, figli, figlie e chiunque dei tuoi è in questa città, perché noi distruggeremo questo luogo. Infatti il grido contro i suoi abitanti è grande davanti al Signore, e il Signore ci ha mandati a distruggerlo». Allora Lot uscì, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie, e disse: «Alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città». Ma i suoi generi parve che volesse scherzare. Quando l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot, dicendo: «Alzati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovino qui, perché tu non perisca nel castigo di questa città». Ma egli indugiava, e quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le sue due figlie, perché il Signore lo voleva risparmiare. Lo portarono via e lo misero fuori dalla città. Dopo averli fatti uscire, uno di questi uomini disse: «Metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura, cerca scampo sul monte, altrimenti perirai». Accomodatevi pure, sorelle e fratelli. L'ultima frase che abbiamo letto dice: cerca scampo sul monte, altrimenti perirai. Cerca scampo sul monte. Questo era l'invito rivolto a Lot. Questo, fratelli e sorelle, è l'invito che Dio ci rivolge. L'Iddio rivolge a tutti quanti gli uomini affinché gli uomini possano trovare scampo, salvezza sul monte in Cristo, il Salvatore, il Signore. La situazione a Sodoma era critica da un punto di vista spirituale. Le cose andavano molto molto male, al punto che il peccato imperava, l'immoralità la faceva da padrone in quella città, un po' come purtroppo sta succedendo ancora ai nostri giorni. È sufficiente guardarsi intorno e vedere come il peccato ha preso piede nella vita delle persone, nelle case, nelle famiglie, nella società. E i danni che sta causando: matrimoni distrutti, famiglie smantellate, società allo sbando. Tutto questo perché il peccato ha preso piede. Viviamo in un'epoca molto difficile, come ai tempi di Lot, come a Sodoma. Anche oggi nella nostra società le cose non vanno bene, al punto che, pensate, l'immoralità dei sodomiti divenne proverbiale per quello che facevano. E in questo possiamo vedere che c'era Lot, il giusto Lot, il quale, dice la scrittura, si tormentava ogni giorno per la condotta scellerata dei sodomiti. E siccome lui aveva conosciuto Dio, siccome lui era animato da buoni sentimenti, il Signore lo salvò. Il Signore intervenne in suo favore. E abbiamo letto nel passo che abbiamo dinanzi come il Signore operò per la salvezza di Lot e della sua famiglia. E quando Lot seppe che da lì a poco ci sarebbero state delle conseguenze disastrose per Sodoma,
immediatamente avvertì i suoi generi, i quali presero alla leggera l'esortazione del suocero. Abbiamo letto che ai suoi generi parve che volesse scherzare. Con le cose di Dio non si scherza. E le cose di Dio, la volontà di Dio non va mai presa alla leggera, sotto gamba. La parola di Dio non va mai presa alla leggera, perché quello che Dio ci dice attraverso la sua parola è di estrema importanza, è fondamentale per la nostra vita. Dio intervenne in favore di Lot. E nel versetto 17 abbiamo letto: dopo averli fatti uscire, uno di questi uomini disse: metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro, non ti fermare in alcun luogo della pianura, cerca scampo sul monte. Così come il Signore volle salvare Lot, vuole salvare tutti quanti. Così come il Signore salvò Lot, vuole salvare te, perché tu possa trovare scampo sul monte. E per poter trovare scampo sul monte, Lot dovette fare tre cose, secondo la parola di Dio. E io e te, se vogliamo trovare scampo sul monte, in Cristo, al Golgota, alla croce, al Calvario, dobbiamo fare le stesse tre cose di Lot. La prima cosa: metti la tua vita al sicuro. Lot doveva mettere la sua vita al sicuro. Così io e te siamo chiamati, esortati dalla parola di Dio, a mettere la nostra vita al sicuro, la nostra anima al sicuro. Tutti noi ci preoccupiamo del nostro corpo e delle necessità ad esso collegate, ma qualche volta trascuriamo quello che è il bene per eccellenza, la nostra anima, la nostra vita. Metti la tua vita al sicuro. La necessità della salvezza. Lot doveva innanzitutto comprendere che per lui c'era una necessità molto importante, di vitale importanza. Doveva mettere la sua vita al sicuro. Questa era la necessità. E questa necessità veniva prima di quelle che potevano essere le necessità della sua famiglia, di quelle che potevano essere gli impegni che Lot aveva nella città di Sodoma, quella che era la vita che lui viveva in quella zona. Veniva prima di tutto questa necessità, mettere la sua vita al sicuro. Qual è la tua necessità? Guardi al futuro? Vuoi risolvere i tuoi problemi lavorativi, i tuoi problemi economici, problemi di salute, problemi familiari? Possono essere tante le necessità, ma la necessità più importante è mettere la nostra vita al sicuro. La necessità più importante che tu hai è mettere la tua vita al sicuro. E per quanto riguarda le nostre famiglie, è vedere la nostra casa, la nostra famiglia al sicuro sul monte. Una necessità. Perché? Perché la pianura sarebbe stata distrutta. Ecco perché doveva mettere la sua vita al sicuro sul monte. La nostra vita la possiamo mettere al sicuro soltanto in Cristo, sul monte, perché la pianura sarà distrutta. Non mettere la tua vita sulle cose di questa terra, nelle cose della pianura, perché la pianura sarà distrutta. Metti la tua vita al sicuro e mettila al sicuro sul monte. La salvezza Lot la poteva trovare soltanto sul monte.
E come Lot poteva trovare salvezza soltanto sul monte, noi possiamo trovare salvezza soltanto in Cristo. Soltanto in Lui. Non c'è nessun altro nome che sia dato agli uomini per mezzo del quale l'uomo possa ottenere salvezza. Gesù è l'unico Salvatore, Gesù è l'unico Signore, Gesù è l'unica arca di salvezza. Soltanto in Lui puoi trovare salvezza. Se sali sul monte Golgota, sul Calvario, dove Cristo è morto per darti vita, dove Cristo ha dato la sua vita per te, perché tu lì possa trovare salvezza. Sei salito sul monte? Metti la tua vita al sicuro, salendo sul monte, accettando Cristo, umiliandoti ai suoi piedi, presentandoti a Lui, invocando la sua grazia, la sua misericordia, la sua opera nella tua vita, ed Egli ti salverà. Metti, notate l'imperativo, l'invito, l'esortazione, metti la tua vita al sicuro. A Lot non gli dissero: lascia che mettiamo la tua vita al sicuro. Permettici di mettere la tua vita al sicuro. Metti la tua vita al sicuro. La sua vita la doveva mettere lui al sicuro, salendo sul monte. La tua vita la devi mettere tu al sicuro, andando a Cristo. Gli altri non possono mettere la tua vita al sicuro per te. I tuoi genitori, i tuoi familiari non possono mettere la tua vita al sicuro per te. È una scelta che tu devi fare, se mettere o non mettere la tua vita al sicuro. È una scelta personale che tu devi fare, se mettere o non mettere la tua vita al sicuro. È una scelta precisa che noi siamo chiamati a fare, mettere la nostra vita al sicuro. Hai fatto questa scelta? È una scelta prioritaria, è una scelta molto importante. Ne va del tuo futuro eterno, ne va di quella che sarà la tua condizione eterna. Non rimanere nella pianura. Non pensare a ciò che sei riuscito a costruirti a Sodoma, la posizione che oggi occupi a Sodoma, i beni che oggi possiedi a Sodoma. Metti la tua vita al sicuro. La cosa più importante per tutti noi, così come siamo fratelli e sorelle riuniti, è che quando usciremo da questo luogo possiamo dire, per la grazia di Dio, tutti quanti che abbiamo messo la nostra vita al sicuro. Non soltanto Lot doveva cercare scampo sul monte mettendo la sua vita al sicuro, quindi la necessità, troviamo anche una condizione per la salvezza. La salvezza per Lot era una necessità, ma per poter realizzare la salvezza cercando scampo sul monte c'era una condizione: non guardare indietro. Questa era la condizione che non aveva posto Lot. Dio stesso aveva posto questa condizione. Perché? Perché? Perché Lot doveva in ogni cosa ubbidire alla parola di Dio. Perché Dio ci dice di non guardare indietro? Perché Dio vuole che noi ci sottomettiamo a Lui e ubbidiamo alla Sua parola. Sappiamo che invece la moglie di Lot guardò indietro e divenne una statua di sale. Non guardare indietro è la condizione. Perché non dobbiamo guardare indietro? Perché oggi noi, con la conversione, con la salvezza in Cristo, abbiamo cambiato direzione. Ora dobbiamo guardare avanti. Non dobbiamo più guardare alla pianura, perché la pianura l'abbiamo lasciata alle spalle, è dietro di noi. Cerca scampo sul monte, guarda verso il monte, guarda avanti, perché la pianura l'hai lasciata alle spalle. Qualche anno prima Lot andò nella direzione opposta.
lasciò alle spalle il monte per andare verso la pianura. E sappiamo quello che produsse questa scelta nella sua vita e nella sua famiglia. È stata sicuramente la scelta più sbagliata fatta da Lot, l'errore più grande commesso da quest'uomo, lasciarsi alle spalle il monte per andare verso la pianura, cosa che non fece Abramo invece. Sapete, non è la stessa cosa avere davanti il monte e alle spalle la pianura o avere davanti la pianura e alle spalle il monte. C'è una bella differenza, c'è una differenza di direzione. La Bibbia chiama questo conversione. Se ti sei convertito, se c'è stato un dietro front, un'inversione ad U nella tua vita, oggi davanti c'è il monte e dietro c'è la pianura. Se non c'è stata ancora questa esperienza, davanti c'è la pianura e dietro c'è il monte. In quale direzione andiamo? Se siamo nella giusta direzione, non guardiamo indietro. Nella giusta direzione. Lot doveva cambiare direzione. Forse tu ancora non hai cambiato direzione alla tua vita, o meglio, non hai permesso a Dio ancora di cambiare direzione alla tua vita. Non basta emozionarsi, non basta condividere ciò che la parola di Dio afferma. Dobbiamo arrenderci al Signore perché Egli cambi direzione alla nostra vita. In quale direzione stai andando? È molto importante. Sapete, si dice tutte le strade portano a Roma, ma una sola strada porta in cielo e la via è Cristo Gesù il Signore. Sei su quella via, sulla via maestra, tracciata da Cristo Gesù? Sei sostenuto dal Signore, dalla sua forza? È importante. Non guardare indietro significa aver cambiato direzione, ma significa anche aver chiuso definitivamente con la vecchia vita. Non è detto soltanto che Lot doveva andare in una certa direzione, ma è detto anche che non doveva più guardare indietro. Hai chiuso e chiuso definitivamente con la vecchia vita? E la Bibbia, per farci comprendere l'importanza della nostra esperienza, dice che dobbiamo morire al peccato, morire alla vecchia vita. Chi muore al peccato, chi muore alla vecchia vita, non guarderà più indietro. Non dobbiamo addormentarci al peccato, dobbiamo morire. E l'Apostolo usa l'espressione, l'Apostolo Paolo, io sono stato crocifisso con Cristo. Il mondo è stato crocifisso per me e io sono stato crocifisso per il mondo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. La nuova vita in Cristo Gesù. Hai chiuso e chiuso una volta e per tutte definitivamente con la vecchia vita? O basta un richiamo per ritornare alla vecchia vita? Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle. La Bibbia usa un'espressione, parlando di un animale, del maiale, dice il maiale se viene anche lavato, poi dopo torna a voltolarsi nel fango. Perché? Perché quella è la sua natura. Se invece un maiale diventa un gattino, non tornerà più a voltolarsi nel fango, perché è la natura del maiale vivere in quel modo. Che Dio ci aiuti affinché possiamo essere in Cristo nuove creature, per non tornare più nel fango del peccato, ma per vivere alla gloria di Dio, perché Gesù possa essere innalzato. Non guardare indietro! Non guardare indietro significa anche guardare soltanto avanti, guardare soltanto al monte. C'è qualcosa di più bello, di più attraente, di più interessante per il credente?
noi guardiamo a Cristo Gesù il Signore. Ecco perché lo scrittore agli ebrei dice che noi abbiamo fissato lo sguardo su Cristo Gesù il Signore. Non soltanto guardiamo a Lui, ma i nostri occhi sono fissi sulla persona meravigliosa di Gesù, sull'opera gloriosa di Cristo, sull'azione potente e meravigliosa che Cristo compie nella nostra vita. Ora noi siamo attirati, conquistati dalla persona, dall'opera di Cristo Gesù e guardiamo soltanto a Lui. Non ci interessa nient'altro, non ci attira nient'altro. Chi guarda Cristo non vuole più guardare in altre direzioni, non è più attirato da altro. Perché? Perché tutta la sua persona è un incanto. Guarda soltanto al monte, lì vedrai Cristo Gesù il Signore e non guarderai più altrove. Infine, la realizzazione della salvezza. Non soltanto la necessità della salvezza, non soltanto la condizione per la salvezza, ma anche la realizzazione della salvezza. E non ti fermare in alcun luogo della pianura. Non ti fermare in alcun luogo della pianura. Non fermarti nell'esperienza. Hai cominciato, gloria a Dio. Ti sei messo in viaggio, gloria a Dio. Stai guardando avanti, gloria a Dio. Ma non fermarti. Perché sapete, fratelli e sorelle, sono tanti coloro che ci vogliono fermare. Sono tante le cose che potrebbero fermarci e se noi ci fermiamo è la fine. E se noi ci tiriamo indietro il Signore non ci gradirà. Lo scrittore dice: ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro danno e perdizione. Non ti fermare. È bello quando nel corso del nostro cammino di fede vediamo che altri si aggiungono e cominciano a camminare insieme a noi verso il monte. Ma è così triste quando strada facendo vediamo che qualcuno si è fermato e non arriverà mai al monte. Che tristezza! Non c'è cosa più brutta e peggiore che avere iniziato il cammino e non arrivare al monte. Non rimanere nel guado, avanza, vai avanti, indietro non puoi tornare, devi andare avanti con l'aiuto e la forza del Signore, non fermarti nell'esperienza, perché la vita cristiana è fatta di vittoria in vittoria, di trionfo in trionfo, di gloria in gloria. Andiamo avanti. E l'apostolo Paolo dice: una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro, mi protendo verso quelle che stanno avanti, come a dire: non mi fermo in alcun luogo della pianura, anche in quel luogo che a te può sembrare innocuo, anche in quel luogo che può sembrare così normale, non ti fermare nella pianura, per nessun motivo, vai avanti, se gli altri si fermano, non fermarti. Come dice il Salmo 1, beato l'uomo che e non si ferma, perché poi se ci fermiamo rischiamo di sederci e così via. Non ti fermare, prosegui nell'esperienza, prosegui nel cammino, fermati soltanto quando arriverai al monte. Se non hai più le forze, chiedi al Signore di rinnovarti il tuo vigore spirituale questa mattina. Se ti senti smarrito, chiedi al Signore di guidarti in questo giorno. Se altri si sono fermati, tu prosegui, vai avanti, fino al monte, fino alla fine. Hai realizzato la salvezza in Cristo Gesù? Cerca scampo sul monte. Questo è quanto il Signore ci dice attraverso la sua parola. Perché è scritto: il Signore lo voleva risparmiare. Come il Signore voleva risparmiare anche Sodoma all'inizio, Lot, così vuole risparmiare anche la tua vita,
la mia vita. Ma perché noi possiamo realizzare la salvezza, dobbiamo fare ciò che Egli ci dice. Fai quello che il Signore ti chiede in questa mattina. Chiniamo i nostri capi.